Allora, cominciamo con la registrazione. Buonasera a tutte. Oh, 1,5 milioni. Siamo la Zeracacia, le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore. La Zeracacia ci salva. Quindi veramente be bene mettere la Zeracacia prima di uscire di casa, bene mettere la Zeracacia quando si torna a casa. Abbiamo fatto qualche piccola chiacchiera prima di cominciare la registrazione, ma adesso cominciamo la porzione di stasera. Cercherò di essere il più sintetica possibile perché così non faccio addormentare nessuno. Noi stiamo studiando, abbiamo cominciato qualche giorno fa il capitolo 30 di Le Côté à Marie. Abbiamo cominciato il 19 di Kislev, adesso siamo nella seconda metà di Adar Aleph, scusate. Capitolo 30 con il capitolo 32 sono due capitoli che in realtà sono, chiamano così, indipendenti. E non sappiamo se sono stati aggiunti dopo, erano sono stati aggiunti postumi, comunque sono due capitoli dove si sente che c'è comunque un argomento indipendente che sono così, un po' stand-alone. E il capitolo 30 che parla dell'umiltà e il capitolo 32 che parla dell'amore. Abbiamo già detto che il Tanya in realtà rivela i segreti di come siamo fatti, della scienza. Più va avanti, più veramente è scientifico. Ci spiega veramente come funzioniamo, come funziona la nostra mente. Moach Shalit al Lev è il cervello che guida il cuore. E tutti direbbero: no, è il cuore che governa il cervello. No, è il cervello che governa il cuore. E oggi la scienza lo sta dimostrando. Faccio un esempio. Se il cervello ha memorizzato un evento che ci fa, che ci dà gioia, perché in quel posto una volta abbiamo sperimentato un momento di gioia, questo sarà il cervello che darà l'ordine al cuore di gioire e farà alzare la temperatura, la pressione sanguigna, darà questo senso di benessere, l'adrenalina. È il cervello che ha un cassetto dentro che dice evento simpatico, evento positivo. Allo stesso tempo è il cervello che contiene una memoria difficile e che fa sì che abbiamo paura di determinate cose perché le associamo a determinati eventi. E quindi non è il cuore che non ha voglia, ma è il cervello che domina il cuore e che suggerisce che quella cosa lì è meglio starci lontana. Moach Shalit al Lev, quindi è il cervello e l'intelletto che guida il cuore. Nell'intelletto risiede la Neshama. Quindi tutto il lavoro che noi facciamo sulla Neshama per far parlare la Neshama, in realtà, automaticamente, lavorando sulla Neshama, finiamo per controllare il cuore e anche le nostre emozioni. Molte persone che hanno problemi cardiovascolari, scusate se mi faccio il medico stasera, sono problematicità del ventricolo sinistro. Andate a cercare su internet. Il ventricolo sinistro è il famoso ventricolo dove si accumulano le nostre emozioni animali. È la parte che amo, ecco, da domare. Quando la Dvora Zakhen parla proprio del fatto che il cuore ha due sezioni, la sezione destra e la sezione sinistra, e la sezione sinistra è quella delle emozioni così naturali che noi dobbiamo domare, controllare, attraverso il lavoro fatto dalla sezione, dal ventricolo destro. E infatti, se andiamo a notare, tutti i problemi delle persone iperansiose si trovano nel ventricolo sinistro. Se noi non siamo capaci a gestire la nostra ansia, è la nostra ansia che ci rovina. E quindi studiare Tanya fa anche bene alla salute. Spot pubblicitario. Capitolo 30, trattiamo dell'umiltà. Noi sappiamo che l'umiltà, sappiamo in realtà quello che noi sappiamo, in realtà l'abbiamo studiato da Tanya, quello che viene spiegato sull'umiltà, soprattutto il personaggio più famoso di umiltà che è Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, che è la guida spirituale non plus ultra, che tira fuori gli ebrei dall'Egitto, che li guida 40 anni nel deserto e che è colui che sale sull'Ar Sinai per portare giù la Torah, in realtà viene descritto, Eved Hashem, il servo di Hashem, viene descritto come l'esempio più grande
del popolo ebraico di umiltà. Quindi umiltà non va a pari passo con mi faccio piccolo piccolo e non sono nessuno. No, l'umiltà va a pari passo con una buona dose di giudizio positivo nei confronti degli altri. Sapere qual è il mio posto, quali sono le mie caratteristiche, i miei punti di forza e considerare che tutto quello che io faccio eventualmente potrei farlo meglio perché non è detto che io faccio il lavoro migliore di tutti rispetto a quelle che sono le mie potenzialità. Ovvero, detto in modo diverso, se io ho delle potenzialità e mi trovo in alto sul mio Olimpo di super successo, e non sono umile, semplicemente cosa faccio? Sto dicendo che i miei pregi sono frutto del mio lavoro, sono frutto delle mie capacità e guardo con un occhio critico tutti gli altri dall'alto in basso. In realtà la persona umile, anche se si trova in cima all'Olimpo, è colui che guardando gli altri si dice che Rosbarcuglia mi ha dato delle caratteristiche, un carattere, un'intelligenza, una fisicità, degli strumenti tali che io posso fare il lavoro che faccio e arrivare dove sono arrivato, ma il mio occhio non sarà mai critico nei confronti degli altri perché mi dirò se qualcun altro si trovasse nelle mie panni, con le mie carte, sicuramente farebbe un lavoro molto migliore del mio. E se io mi trovassi nei suoi panni, forse non riuscirei a essere a livello di dov'è questa persona. Ovvero guardare gli altri con quello che viene chiamato guardare gli altri fisicamente anche con l'occhio destro, con un occhio di Hakarat HaTov, con Kafshut, dare il beneficio del dubbio. Se una persona si comporta in un determinato modo, non parto subito in quinta a giudicarla, guardare dall'alto in basso e dire no, 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 perché ti comporti in questo modo. Ah, io non mi sarei mai comportato così se fossi stato al suo posto. Ma sempre ricordarci che la vita, il comportamento e le conseguenze di tutti quelli che sono i fattori dominanti nella vita di una persona fanno sì che la persona ha un determinato tipo di reazione. E quindi questo fattore porta ad avere un occhio critico nei propri confronti, a essere sempre allerta su quello che è il mio comportamento e guardare gli altri con un occhio di senza un occhio critico. Perché generalmente la natura umana fa sì che noi ci giustifichiamo mentre siamo portatori di critica nei confronti degli altri. Mentre poi anche perché a voce lo insegna, è saggio colui che impara tutti gli altri, quindi poi io mi riesco a fermarmi e osservare gli altri e imparare dagli altri, questo mi arricchisce. Quindi il capitolo 30 è tutto incentrato sul concetto di umiltà. Come faccio a essere umile? Come faccio a veramente fare servizio divino con umiltà? Ma non perché ricevo un premio, ma perché questo fa sì che io raggiungo veramente dei livelli alti in quello che è il mio servizio divino, mi migliora fondamentalmente e mi lascia aperto a quello che sono gli input, quello che mi viene dall'esterno, perché non sono lì semplicemente a criticare o giudicare gli altri, ma guardo con occhio critico e anche interessato di tutto quello che mi sta intorno. E quindi invece di chiudermi, rimango aperto a quello che è l'esperienza della vita. Questo non vuol dire che se io mi dico che ognuno di noi ha un bagaglio culturale che fa sì che una persona si comporti in un certo determinato modo perché ha vissuto determinate cose, questa persona si deve giustificare di peccare. Perché alla fine, l'abbiamo studiato anche varie volte e l'ho ripetuto ieri, la cosa importante è il maase, è l'azione.
Facciamo un esempio, se una persona, quello che ha detto Rav ieri, se una persona viene obbligata dal suo vicino di casa, non ebreo, ad esempio, a mangiare la Mozzah Shmurah la prima sera di Pesach, l'ebreo non vuole, ma arriva il suo vicino di casa con una spranga, gli dice adesso tu prendi e mangi la Mozzah Shmurah. L'ebreo ha fatto la mitzvah? Sì. E se il giorno dopo viene un altro ebreo che gli regala della Mozzah Shmurah? È già passato quello che è il momento della mitzvah, di mangiare Mozzah Shmurah la sera di Pesach o di ascoltare la Megillah di Purim. Non importa di come ci è arrivato, però l'ha fatto. Quindi anche nello svolgimento delle mitzvot, l'azione è quello che conta fondamentalmente. Poi abbiamo studiato che è importante anche il kavanot, l'intenzione, ma fondamentalmente l'hai fatto o non l'hai fatto? Hai dato tzedakah o non hai dato tzedakah? Hai aiutato qualcuno o non hai aiutato qualcuno? Ti sei controllato o non ti sei controllato? C'è la famosa frase che è Sur merav e asse tov, allontanati dal mare, con la mano di sinistra dobbiamo allontanarci dal mare, con la mano destra dobbiamo fare qualcosa di buono. E tutto il tempo facciamo questa ginnastica, come uno step. Tutto il tempo è questa ginnastica. Allontanati dal mare, fai qualcosa di buono. Allontanati dal mare, fai qualcosa di buono. Ma alla fine l'esercizio è l'hai fatto o non l'hai fatto. E se noi non abbiamo una buona dose di umiltà, è molto facile perderci in mezzo al percorso. Soprattutto perché quando abbiamo una forte personalità, riuscire ad identificare qual è la parte negativa della nostra personalità e romperla, soprattutto quello che si chiama il famoso ego, rompere l'ego e andare al di là dell'ego, è molto difficile. Tendenzialmente, e io compresa, soprattutto perché, parentesi, è una mancanza di sicurezza in noi stessi, tendiamo ad alzare la voce quando abbiamo bisogno di difenderci. Partiamo in difesa, attaccando. Una persona che è molto sicura di sé, che è molto forte, non ha bisogno di attaccare, non ha bisogno di alzare la voce, non ha bisogno di ribadire le sue ragioni. Proprio perché viene da una posizione di grande sicurezza, ma anche di grande umiltà. Una persona di grande umiltà non ha bisogno di sventolare ai quattro venti le proprie capacità o le proprie ragioni. È molto sicuro di sé e viene rispettato per questa è la cosa più bella. Cominciamo a leggere un attimino la porzione di oggi, quella relativa al 18 del mese di Adar Aleph, il primo mese di Adar, relativo all'umiltà. Vehine be'emece i milchama gdola, la verità che è una grande guerra. Se qualcuno mi dice che è facile essere umili o controllare il nostro ego, il nostro io, chiamo così, animale, non è vero, è molto difficile, è molto molto difficile. Quindi se riusciamo già a controllarlo un po', facciamoci pac pac sulla schiena, ogni giorno è una conquista. Milchama gdolah, una grande guerra. Ve'atzumah. Insomma, è molto gigante, insomma, molto profonda. L'ishbore ta yetzer, di rompere lo yetzerara. Perché è molto intelligente lo yetzer, molto, molto, molto intelligente. Haboer che esh lehava, mipne pachad Hashem. Perché brucia come una fiamma. Per il timore di Hashem, che è in realtà un test, una prova. Quindi per timore di Dio, quindi ognuno di noi ha due ali che ci fa volare, il timore di Dio e l'amore per Hashem. Il timore è quello che ci fa fermare, è la forza che ci fa fermare dal fare quello che non dobbiamo fare. E l'amore per Hashem è quello che ci fa fare quello che dobbiamo fare. Se non avessimo amore per Hashem, da dove nascerebbe tutto l'Avat Israel? Dove vediamo tutti questi
amore per il prossimo incondizionato. Ci sono delle persone che si stanno veramente dando grande a fare in questi giorni, da mesi ormai. Da dove c'è questa forza? Da amore per Akash Baruch Hu. E l'amore per lo sporco fa sì che abbiamo anche amore per Avat Yisrael. Quindi qui la Gemara Zaken dice che ci vuole una grande forza, una grande battaglia personale per vincere l'inclinazione al male che è dentro di noi, che brucia come una fiamma ardente. Sono molto arrabbiata e offesa, ma il timore per Hashem fa sì che riusciamo a controllarci e vedere la cosa come un test. Possiamo fare quello che viene chiamato zoom out. Mi faccio un zoom out della situazione. Ok, perché mi trovo in questa situazione? Perché lui mi ha detto così? Perché io devo rispondere così? Un attimo, è un test. No, no, aspetta, aspettiamo, aspetta un attimo. Questo è Hashem che me lo manda. Adesso lo gestisco, lo so che è una prova, quindi lo gestisco al meglio, non cado nella trappola. Questo è un po' quello che dobbiamo pensare quando ci troviamo nelle situazioni dove in realtà la rabbia, l'offesa, l'essere disturbati in realtà predomina, ci infiamma i famosi 5 minuti dove abbiamo un non controllo. Si dice che quando noi pecchiamo, a Sui Shalom, è perché abbiamo un Ruach Shtut, un vento di follia. Non mi ricordo perché ho fatto quello, ma è possibile che ho fatto quella cosa lì? Ma non sono io. Perché proprio perché non siamo noi, è un Ruach Shtut, è un vento di follia che se Dio vuole dura un nanosecondo, ma purtroppo può durare anche un po' di più. Da noi farlo durare il meno possibile. Velkach tarikola da lifnei mashe ume komo uma dragato bavodata shelish kol vedirbo vedirbon beatzmo. Quindi ogni persona deve ponderare, esaminare la sua posizione, perché mi trovo in questa posizione? Secondo il suo standard, secondo il suo livello spirituale, e analizzare la situazione, perché Hashem mi mette in questa posizione? Se io parto dal presupposto che ogni cosa che mi succede, Ashgaha Pratit, è volontà divina, di nuovo non sono vittima della situazione, ma è un test. Quindi io mi fermo, dico perché mi sta succedendo questo? E mi è successo questo anche ieri, e l'altro ieri, e l'anno scorso, con persone diverse, ma lo stesso scenario. Perché continuo a tornare a questo stesso scenario? Che cosa devo imparare e che cosa devo cambiare? Ma se non ho una buona dose di umiltà, queste domande non me le pongo. Perché sarò semplicemente solo offesa di quello che ho subito. O di quello che mi è stato fatto, quello che mi è stato detto, di quello che mi è stata guardata. Perché lui ha detto, perché lui non capisce niente, perché no, 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 no. La Gemara Zaken ci dice: no, aspetta, fermati, metti il freno a mano, dai a Karatatov, guarda gli altri con l'occhio destro un attimino. Non devi giustificare gli altri, ma cerca di capire perché fanno quello che fanno. E come tu puoi gestire la situazione? Perché Hashem ti mette in questa situazione ancora e ancora e ancora. Quindi è tutto un lavoro di freno a mano. Controllati, controllati, aspetta un attimo, analizza la situazione. Imhu oved Hashem be'erech uvechinat milchama atzuma kazo venisayon kaze. Perché se siamo veramente dei servi di Hashem, ci rendiamo conto che questa difficoltà che ci viene, che si presenta è un test che ci viene proposto e che se Dio vuole vogliamo superare. Ci sono persone che sono più passionali e quindi tutti gli esercizi sono legati alla passione. Ci sono persone che in realtà sono apatiche e magari gli viene chiesto a tutti e due un lavoro opposto. Il lavoro che viene chiesto a me non è detto che sia il lavoro che viene chiesto al mio vicino, perché abbiamo due caratteristiche opposte su cui dobbiamo lavorare. Se a me viene chiesto di imparare a controllare, di controllare il mio ego, di controllare i miei impulsi, sono troppo veloce, e il mio vicino è invece troppo lento, a lui verrà chiesto di darsi una svegliata, di diventare più veloce, e a me verrà chiesto di star ferma.
Il mio lavoro non è quello che è quello che viene chiesto a me, non quello che viene chiesto al mio vicino. Quindi quando mi viene di criticare il mio vicino, la domanda che mi devo porre è come mi sto comportando io col mio, la mia difficoltà personale? Mi ci sto lavorando veramente? O semplicemente sto mettendo la testa sotto la terra come uno struzzo? Affronto la mia difficoltà, affronto la mia paura, affronto quello che è veramente difficile per me? O passo semplicemente il tempo a controllare gli altri che cosa fanno su problemi che io non ho? Perché se io non sono pigra e vedo il mio vicino che è pigro e dico guarda quello lì come è pigro, è facile, io non ho il suo problema, non sono pigra, non sono nata con un senso di pigrizia, però non sono organizzata, mentre l'altro magari è pigro ma è molto organizzato. E quindi a me verrà chiesto di essere più organizzata, più costante nelle mie attività e a lui verrà chiesto qualcosa di diverso. Ma è inutile passare il mio tempo a controllare cosa fanno gli altri quando principalmente non ho controllato quello che è il mio punto di difficoltà, dove io devo investire le mie forze. Ubi prina veasseto che gon avodat filabe kavana lishpoch nafsholi fneashe bikol kochomamash, dice quando dobbiamo fare il bene, assetto quel bene, in primis si riferisce al servizio divino della tefilà, della preghiera, di fare la preghiera con devozione e con concentrazione. Alza la mano chi riesce a farlo facilmente. È difficile, è veramente difficile fare la tefilà con grande dedizione. Perché di solito cosa succede? Che quando comincio a fare la tefilà, scatta il mio ego. Ah, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro. Ah, più veloce faccio la tefilà e prima posso risolvere i problemi. E chi ha detto che la cosa è proporzionale? Magari per risolvere i problemi mi serve meno tempo se riesco a fare la tefilà con più kavanah. Quindi, in principi, la Guru Sakyan dice focalizzati sul fare un latte fila con Kavana, alle vai, se devi riuscirci. Ah, Mitsuya Nefesh. Proprio facendo, chiamiamo così, spremendo la propria anima. Facendo un esercizio di esaurimento della propria, cioè quando facciamo una preghiera veramente da tutto il cuore, con tanta concentrazione, dopo siamo stanchissimi. Perché abbiamo usato un sacco di energia emotiva. Vilachem gufa, combattere con il nostro corpo, venefsha be'amit, con la nostra anima animale, quindi il nostro istinto. Se io sono una persona che fa tutto veloce, anche la tifila la voglio fare veloce, tic-tac, bien fait, quick fait, veloce, veloce, facciamo tutto, 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 perché ho altre cose da fare. E mentre faccio la tifila, penso semplicemente alla lista della spesa di tutte le cose che devo fare. Non penso, ma neanche mi sono resa conto che ho girato le pagine del Sidur. E invece no, Guru Sakyan dice no, ricordati, devi fare una battaglia contro col corpo e contro la tua Neshama Behemit. Ferma tutto e tutti, concentrati su quello che stai facendo. E abbi Kavanah, Bemilchama Atzuma, una guerra molto molto profonda. Perché se qualcuno dice che questo esercizio è facile, non è vero, è molto difficile. E la difficoltà è proporzionale a quello che sono le mie capacità. Se una persona ha ricevuto un pacchetto di difficoltà gigante, riesce a fare un minuto di tefilà concentrato, battiamo le mani, bravo, ha fatto un lavoro eccezionale. Se uno ha poco Yetzer Hara e fa una tefilà di un'ora fatta molto bene, va bene, ma è quello che ha fatto la tefilà un'ora, che si concentra tutto il giorno nella tefilà, ma perché gli viene naturale, non può giudicare dall'alto al basso quello che dedica un minuto. Ma quel minuto l'ha fatto, ci è arrivato quel minuto fatto bene. Perché l'energia che una persona investe nel fare un minuto di tefilà con Kavanah è la stessa energia che un'altra persona ha bisogno per investire un'ora di tefilà di Kavanah. Non sappiamo qual è la pendenza del monte di ognuno. Quanto è difficile per ognuno, quindi non possiamo giudicare gli altri. Ve lachem gufo venesha behemit, ci sono persone che hanno una neshama behemit veramente gigantesca, che ha un effetto molto potente.
più di 1 minuto e mezzo non hanno libertà di farti fila o di concentrarsi liberalmente, sono subito risucchiati. Ulevat sha, ulechatzeta, afar, kodemat fila, shacharit varvid, mide, yom beyom, vegam bishata tfila, liagea atzmo, vigiat nefesh vigiat basar, kamo shitbaer lekaman barichut. Perché una persona deve fare un grosso lavoro di concentrazione contro il suo corpo. Cos'è contro il suo corpo? Non contro il suo corpo, contro tutti quelli che sono gli istinti del suo corpo. Sono stanco, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Fai la fila veloce così vai a mangiare subito il bel caffè. Abbiamo il caffè dopo 2 secondi, facciamo altro. Invece tutta la fila sono stati disturbati Sembra da che parli di me. Parlo di me. Di me. Parlo di me, sì, guarda, siamo tutti nella stessa barca. Il caffè, sto caffè famoso. Appena mi siedo per il caffè, con un sorsetto, faccio altro. Ma insomma, tutta la fila sono stata disturbata con questo. Il caffè, voglio il caffè, voglio il caffè, fai in fretta che voglio il caffè. E poi ci siamo arrivati e non mi interessa più. Ma non è possibile, non posso metterlo da parte, sto caffè, per una buona mezz'ora e pregare santa pace. No! Quindi è presente, ho un lavoro da fare. E è un lavoro di soggiogare e quindi elevare, perché tutto il lavoro in questo mondo è di soggiogare e elevare, perché noi possiamo elevare, non è che vogliamo prendere tutto questo istinto di aver fretta, volere, lo prendiamo, utilizziamo per qualcosa che è invece importante nei servizi di video. Non buttiamo niente, tutti gli scarti vengono riciclati. E chiaramente, quanto più noi abbiamo un momento per contemplare la grandezza della tefilà, la grandezza del fatto di avere una neshama dentro il nostro corpo, di avere un corpo sano, poter avere il tempo di fare la tefilà, cioè tutti i privilegi che abbiamo, quanto più saremo grati di poter fare la tefilà, la nostra tefilà sarà bella. Quindi dobbiamo anche contemplare il fatto che abbiamo una grande fortuna di poter dedicare del tempo a fare la tefilà, in grandissima santa pace. Vegam bishat fila le yagea atzmo bigiat nefe vigiat basar che moshit baer le kamal barakut. E durante la preghiera dobbiamo veramente investire il nostro spirito per mettere da parte e far tacere tutti quelli che sono le necessità del corpo. Così come mi ha spiegato in altre parti. Questo vuol dire anche saper controllarsi, ma saper controllarsi. Innanzitutto, la Mura Sakhen parla di controllarsi nel fare le averot, di allontanarsi dal male. Infatti, anche nella tefilà la mattina diciamo avere dei buoni vicini, allontanarsi dal male, cioè non mettermi alla prova. Mettimi in un ambiente sano, dove ho più probabilità di fare cose buone e quindi anche buon. Intelligente, circondarsi di amici che ti portano a fare cose buone, amici che ti portano a concentrarsi sul migliorarti, dare buoni consigli. Di nuovo, la scienza oggi dimostra quanto la società ha un'influenza molto, molto profonda su di noi, sulle nostre scelte. E quanto più noi decidiamo di essere Bissimcha, di servire Hashem, di controllare il nostro corpo, quanto più andiamo in quella direzione. Non importa come siamo nati, ma ci arriviamo, perché quella è stata la mia decisione. Ed è lì dove traggo piacere, benessere. E quindi automaticamente controllerò non solo in un primo tempo di non fare le cose proibite, ma diventerò anche bravo nel controllare le situazioni in modo più accurato. E quindi ci raffiniamo. Con questo concludiamo la lettura della porzione di oggi. Ribadisco che questo shiur che facciamo insieme, questo libro che facciamo insieme, è sempre relativo alla porzione giornaliera che studiamo nella giornata, così come la distribuzione, per esempio, di quest'anno, dove viene distribuito per 2 Adarim, quindi le porzioni sono più corte. Dedichiamo sempre questo shiur alla memoria Michal Bachmuel Chai, de Magalachel e Saras bat Yosef, David ben Yosef, Yitzhak ben Yosef,
chiaramente auguriamo a tutti gli ostaggi di tornare prestissimo a casa, Shlemim Ubre'im, che ogni azione buona che facciamo, ogni mitzvah che noi facciamo, ogni preghiera che noi facciamo, ogni monetina di tzedakah che noi diamo, li protegge e li fa stare bene in modo miracoloso, li tiene in vita e saldamente, così come tutti i hayalim, i soldati, tutti quelli che hanno bisogno di refuah shlemah, tutti quelli che stanno facendo un percorso di riabilitazione per tutto quello che hanno sacrificato. Investiamo in una vita di simcha, di gioia. Se loro si sono dati per noi, il minimo che possiamo fare è investire in tanta, tanta simcha, tanto amore per il prossimo, tanto per amore per noi stessi, mettiamoci un piccolo rossetto, mettiamoci qualcosa di colorato, chiamiamo una persona, facciamole qualche bel complimento, tiriamolo su di morale, aiutiamoci a vicenda, investiamo in Am Yisrael. Questa è la prima cosa da fare. E Bezrat Hashem, in merito a tutto quello che noi facciamo, Hashem tiri fuori, salvi gli ostaggi che si stanno sacrificando per noi, sono Neshamot, non dimentichiamo. Sono Neshamot che hanno deciso di prendere questo percorso così difficile per permettere a noi di vivere la nostra quotidianità e per permettere a Mestre di fare Teshuvah e di avvicinarsi l'un l'altro. Sono delle grandissime Neshamot che si sono date per l'amore di Amistrel. Quindi il minimo che noi possiamo fare è continuare questo messaggio before, nella pratica, chiamando gli amici che hanno bisogno, incoraggiando i leader della comunità a continuare a fare quello che è la cosa più importante, occuparsi di Avat Israel. Bezrat Hashem, bizkut Grazie. questo possiamo raccogliere Mashiach Tzidkenu, attacchiamoci a Mashiach, Amen. attacchiamoci alla Geulah, saltiamo sul trono della Geulah, Amen. tutte le cose importanti che dobbiamo fare, e Mashiach è il Shaliach di Hashem e combatte questa guerra. Ci sono i Hayalim, sappiamo che i Hayalim hanno messo un Keter, la corona di Mashiach, proprio sul casco, l'abbiamo visto anche nelle fotografie, che Hashem faccia vincere questa guerra al di là della natura, con grandi miracoli, e sappiamo che stanno succedendo grandissimi miracoli, quindi andiamo avanti. Amen, amen. Am Yisrael, sai di continuare questo grande lavoro che stiamo facendo e mettiamoci un pochino da parte, lo dico a me, e investiamo nel benessere, e ricordiamoci che Chesed matril babait, il Chesed comincia a casa, innanzitutto dentro di noi, con noi stessi, con i nostri familiari più prossimi, con la nostra città, la nostra comunità, con i nostri fratelli. Ricordiamoci che Chesed matril babait è questo che Hashem ci domanda. Infatti ogni tanto è molto 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 difficile, quindi Maaseh v'Atzliach. Possiamo raccogliere Mashiach Tzidkenu, Besimcha, Ubetuv Levav. Amen. Amen. Grazie Amen. Fanna, grazie Ricordiamoci che tanto. abbiamo due mesi di Grazie. Adar, quindi 60 giorni in cui ogni giorno facciamo un gradino di Simcha in più. Ci abituiamo a essere Besimcha, un gradino ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Quando si fanno 60 giorni di Simcha, diventa una seconda natura. Grazie Amen. Yardena. Hai, hai. Grazie. Grazie mille.